chiamala, chiamala per nome. Radio Bruno. Maroon 5 su Radio Bruno con Nobody's Love, la prima canzone di oggi, le 15:05. Benvenuti al Fans Club. E oggi non siamo soli. No. Siamo in collegamento, anzi oserei dire contatto, con Giuliano Sangiorgi Negramaro. Ciao Giuliano, bravo. Benvenuto! Che ciao, bello ragazzi, vederti! Che bello sentirvi, vedervi tra l'altro, esatto, sì, almeno sì. Abbiamo i mezzi che ci aiutano, ci permettono ancora un contatto visivo, ecco. Esatto. Ciao ragazzi. Poi ritroveremo anche il contatto quello fisico. Speriamo presto. Poi io sono legato... Sono legatissimo a Radio Bruno, insomma, ci avete accompagnato in tutti questi anni nei nostri, nella nostra permanenza nel settentrione, per esempio, quando noi vivevamo a casa 69 a Parma, no? Quindi voi raggiungete ovunque l'etere, raggiungevate anche noi, ci raggiungete ancora adesso quando siamo in giro. Ahimè, adesso siamo poco in giro, però ce la faremo a tornare. Però intanto ci avete portato un album nuovo, finalmente figlio di questo periodo che non è proprio semplice, non mi riferisco soltanto a questo 2020, ma anche perché per le cose successe in questi anni. Avete anche cominciato tra l'altro a lavorare a questo disco quando la pandemia ancora non la si immaginava neanche lontanamente. Ma com'è stato per voi, che siete abituati a lavorare in simbiosi, essere costretti alla lontananza fisica? Allora, questo disco, tra l'altro, Contatto nasce, personalmente l'ho scritto, ho finito di scriverlo diciamo un anno e mezzo fa più o meno, quindi poi abbiamo iniziato la preproduzione e ancora era in versione live, no? E life, cioè c'era ancora la vita possibile insieme, non era questo delirio. Abbiamo registrato così fino a gennaio, dopodiché siamo entrati in smart recording per forza di cose. Noi siamo stati un po' messi alla prova in questi anni, no? Da cose più o meno brutte, come quella della pandemia, è successo quello che è successo a Lele, quindi diciamo la nostra forza e unione è stata abbastanza messa alla prova, ma grazie a Lele che è tornato più forte di prima e grazie a questa amicizia che ci lega veramente da più di 20 anni, alla fine abbiamo superato tutto e abbiamo superato anche questo momento insieme prima di pubblicare questo disco. Abbiamo scelto che sarebbe stato il momento migliore per pubblicare per le persone, per dare il nostro sostegno anche morale a tutte le persone che ne hanno bisogno, perché è un disco che racconta di tanta umanità. Entriamo nel disco, in questi 2 anni sono successe cose anche molto belle e mi sto riferendo a Stella, visto che tu sei diventato papà, ha compiuto gli anni tra l'altro pochi giorni fa, 2 anni, giusto? Il 3 novembre, se non ricordo male. Sì. E nell'album c'è anche una canzone che hai scritto per lei, che Devi solo ballare, e ci racconti un po' di questa canzone? Allora, io potrei pubblicare domani mattina un album per Stella, canzoni per Stella, nel senso che ho scritto di tutto, un padre incredinisce quasi del tutto e quindi, specie se ha fra le mani una penna, una chitarra, un pianoforte, il romanticismo si spreca. E io ho scelto di pubblicare con i Negramaro questa che era più in sintonia con l'album ed è Devi solo ballare. In realtà è... l'ha scritta lei, cioè come io scrivevo, eravamo nella casa al mare, io scrivevo questo brano e lei più scrivevo e cantavo, più ballava e lasciava quello che stava facendo, non lo faceva più, non mangiava più in quel momento e quindi io ero la causa del suo digiuno, strano digiuno, lei, a Stella piace mangiare, piace tanto la convivialità e quindi più ballava, più scrivevo, più ballava, più scrivevo. Per cui Devi solo ballare è una canzone che ho dedicato a Stella, ma a tutti i bambini, a Ianco, ai nostri figli, ai figli del futuro. Non è una maniera per essere leggeri a tutti i costi, è proprio per dire che l'arte della danza è qualcosa che potrebbe assomigliare benissimo a quella società civile che io mi immagino, cioè che abbia un equilibrio, una voglia di muoversi tutti insieme, un ritmo, no? Un ritmo umano che io mi immagino la danza possa essere di ispirazione proprio per la civiltà. Quindi Devi solo ballare non è solo quella cosa leggera, ma è anche più profonda per il futuro di tutti i bambini.
C'è un'altra canzone che ci piace molto del vostro nuovo album e vi vede in collaborazione con una giovanissima rapper. Tra l'altro, quando avete registrato, se non ricordo male, era minorenne. Sto parlando ovviamente di Madame. Minorenne. Non è vero niente. Il pezzo. Come è nato il pezzo con Francesca? Ma noi non facevamo feat da 10 anni e soprattutto in un momento in cui c'era un abuso di questi feat, non ci piaceva. Noi siamo stati, diciamo, abbastanza precursori in questo senso, ci piaceva molto collaborare con persone con cui nasceva un'affinità sul momento. È successo con Elisa, con pezzi stupendi, con lei, ma anche con Dolores O'Riordan, è successo con Lorenzo, in ultimo è successa questa cosa fantastica con i War Republic. Però da 10 anni che non c'era stato questo, così, questa magia. La magia ha fatto tornare Francesca, che io non definirei, ahimè, rapper e ai lei, né trapper né rapper, non le darei una definizione perché ve la ritroverete fra 20 anni, fra 30 anni, e quando fra 30 anni dovrete parlare di lei non saprete come parlarne, per cui è meglio non dare una definizione oggi, perché è soltanto una brava cantautrice. È brava davvero, confermiamo. Sì, sì, molto brava. Sì, 17 anni quando è venuta mi ha sconvolto, perché è proprio brava, cioè ha 17 anni sulla pelle, sul viso, ma nelle mani, nel cuore, nella testa, nella scrittura ha 196.000 anni, è fantastica. Seguiremo sicuramente lei nel suo evolversi. Fra le nostre, ma anche nelle vostre belle abitudini, c'era anche quella dei live. Stiamo parlando ovviamente dei concerti, che sono un momento importantissimo per chi fa un mestiere come il vostro. Poi sappiamo quanto in modo particolare i Negramaro tengono a questi momenti di contatto, che sono i momenti di contatto vero con il pubblico, negli stadi, nei palasport. Per adesso non si può, così avete provato a creare questa nuova forma di contatto diverso con il vostro pubblico, e avete presentato la settimana scorsa alcuni brani dell'album in questo live, dentro questo cubo tecnologico tridimensionale, ed eravate circondati, anche se soltanto virtualmente, diciamo così, dai vostri fan che erano proiettati tutti intorno a voi. Una cosa diversa dagli stadi, ma comunque è stato pur sempre un bel impatto emotivo, direi, no? È stato bellissimo perché ci abbiamo lavorato mesi, uno. Due, abbiamo... io avevo molta paura, nel senso che potete immaginare che proprio prima dell'uscita del disco stavano iniziando a chiudersi di nuovo le regioni, questo peso è stato di nuovo incombente, abbastanza pesante di questo periodo. A un certo punto avevamo così tanta paura che forse ci saremmo, abbiamo avuto paura di fermare tutto per poi riprendere dopo, invece abbiamo detto no, stiamo dando una possibilità a centinaia di lavoratori, di operatori, di fare questo lavoro da 2 mesi, dobbiamo continuare anche per loro, questa è la nostra missione, questo è il nostro lavoro e dobbiamo farlo fino in fondo. Quindi non c'è stato poi un minimo dubbio. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno lavorato a questo cubo interattivo fantastico, da Claudio Santucci, Roberto Gentileschi di Sugar, Nicoletta Zagone, tutta la Sugar, tutti i ragazzi di Sugar sono stati pazzeschi tutti, perché vi giuro era come se stessero lavorando ognuno al proprio disco, ed è un amore che dopo tanti anni tu non vorresti solo ricambiare per tutto quello che hanno fatto, ed è stato bellissimo perché quello che volevamo era la relazione e la reazione con il pubblico, e non volevamo fare una cosa che potesse arrivare a casa preregistrata, volevamo una diretta, ma anche volevamo trovare un modo di vedere le persone come se fosse un'arena pubblica, insomma, un'arena live, vero e proprio, e così è stato, ed è stato bellissimo. Giuliano, faccio una promessa, appena tutto questo sarà finito, dovete fare un tour, perché noi vogliamo di nuovo cantare sotto al palco e uscire dal concerto senza voce. Grazie, io spero di non uscire senza voce però. No, allora, tra l'altro, fra le cose bellissime, come avete detto voi, oltre Stella c'è stato questo amore che torni tu negli stadi, stupendo, nei palazzetti, grazie a Lele che è tornato più forte di prima, cioè, e quindi il futuro è quello che abbiamo previsto, è comunque di grandi stadi, di grandi eventi e di grandi giri italiani e anche internazionali, però dobbiamo fare attenzione in questo momento, e nel momento esatto in cui potremo annunciare l'apertura di queste gabbie le apriremo, perché non vediamo nelle gabbie ci siamo noi, vogliamo uscire e gridare al mondo, vogliamo fare musica e berci una birra insieme a tutti, non lo so che cosa voglio fare, ma tutto voglio fare, ragazzi, tutto. Speriamo che questo futuro sia dietro l'angolo, guarda, il più possibile, perché volevo ne abbiamo voglia, ragazzi, posso farlo un attimo? Volentieri, volevo grazie, ringraziare sì. Radio Bruno, so che siamo numero uno da tante settimane nella vostra radio e in tante altre, ma voi veramente grazie,
perché questo supporto non sa di numeri, sa proprio di una stima, di un affetto reciproco, e io spero di ricambiarlo al più presto. Grazie a te per queste belle parole, Giuliano. Ti vogliamo bene. Grazie, ti vogliamo, ragazzi, bene. Chiudiamo con la tua canzone, e viva Enegramaro, la canzone Contatto dal nuovo album. A presto, ciao.